Salve ragazzi. Bene, Tutti i ragazzi, sono CiccioGamer89 sul Capobranco di Dove Va Lui. Lui è Joker. Vuole Casareccio. Oh, c'è il microfono. Salve ragazzi, allora questo qua è un video un po' particolare. Ho fatto un box domande sulla pagina di Scout Meme e praticamente volevo rispondere ad alcune domande in generale sul tema scout che mi avete fatto. Non mi aspetto che le persone non scout capiscano e se non capite qualcosa scrivetemelo. Mi sono arrivate parecchie domande e risponderò ad alcune di queste insieme a lui. Non so se l'avevate notato, lui è un tizio. Lo chiameremo Vercingitorige, un vichingo norrenno. No, scherzo, lui si chiama Nicolò. Quindi ci siederemo vicino al nostro Teddy a rispondere ad alcune domande. Premessa, anche lui fa scout, quindi siamo un po' Posso nel mood, capire esatto, l'ambito. possiamo capire, discuteremo e faremo qualche riflessione particolare. Domanda numero uno. Dove è stato il tuo più bel campo e con quale ambientazione? Il mio più bel campo è stato il primo anno di reparto con un altro gruppo, quindi eravamo due gruppi insieme. Eravamo su uno spiazzo con alle spalle una montagna E e davanti un dietro fiume. di noi un fiume Sì. dove andavamo a Sì, lavarci. tipo a 20 metri, cioè. Sì, era una cosa molto carina ed è il campo in cui mi sono anche impegnato di più. Esatto, era un campo gemellato. Gemellato. Eravamo con un altro gruppo che chiameremo Pietra. E niente, è stato molto divertente, abbiamo fatto conoscenze. Ah, specifico, siamo a Gesci. Accessori nel fazzolettone, sì o Per accessori, se intende nodi o ricordi, queste cose, non sono assolutamente contro chi lo fa, io ne ho alcuni, ma tendo a non usarli perché ho paura di perderli e comunque quando c'è da giocare, fare qualche cosa, bisogna togliere il fazzolettone, sempre è sempre impossibile ricordarsi tutto e ogni volta è Boh, sempre un casino. io sincero li tengo, anche perché io per gioco non uso il mio fazzolettone principale. Prossima domanda. Come rispondere alla domanda cosa fate a scout? Io gli risponderei dicendo che facciamo attività e trattiamo temi riguardante la comunità e la vita di tutti i giorni, oppure tematiche a cui ci stanno a cuore, e osservandole, dando i nostri punti di vista e tutto questo anche con uno spunto religioso e attività che c'entrano e possono anche non c'entrare. Se una palla sei un palloso di merda. Boh, io gli risponderei che in generale fai attività innanzitutto legate con la natura e poi divertimento, cioè alla fine non si può dire altro, se no cioè, si scende nella filosofia e io non sono un filosofo. Qual è la tua canzone scoutistica preferita? Cioè scoutistica non si può sentire, sembra tipo scout e autistica, non volevo dirlo però, la canzone scout preferita. Scout, non, cioè perché di solito nei Appunto, canzonieri si mettono anche tipo 50 special, quello gli di anni, oggi, esatto. sai che forse io so memoria il morso. Anch'io, stavo per dire, io so memoria del Morse. Bene, adesso, aspetta, fai tipo così. Bene, qua metterò la canzone. Ed ho imparato molte cose utili che posso usare nella quotidianità. Qual è il miglior modo per torturare i novizi? Allora, ragazzi, torturare i novizi. Ci sta fino a un certo punto, consiglio nostro, il mio personalmente è più che torturarli, unisci l'utile al dilettevole. Si dice così, Sì. fai una cosa che non vuoi far te, la fai fare al novizio, quindi tipo portare la tanica da 50 litri. Io preferisco invece le pentole o le latrine, perché le pentole vai lì al freddo con le mani, con l'acqua ovviamente congelata, a lavare tutto di tutti, esci con le mani luride, con il grasso sopra, tutte nere, che ti devi anche lavare dopo aver fatto tutta quella fatica a lavare tutte quelle pentole. Prossima domanda. Um. Quando hai iniziato scout?
Ho iniziato scout a 8 anni. Sì, cos'era? Il primo anno di Lupetti? Sì, il primo anno di Lupetti. Come usi l'Upside? E ci fai pipì o solo per gli zaini? Non ci faccio pipì, non ci metto gli zaini, l'Upside, in la legna ci metto io. O ci mettiamo la legna. O le scarpe a volte. Le scarpe più davanti, noi dietro ci mettevamo anche tipo... La cassa di scuola. E la cassa cucina. Quelli lì. Sì, noi la legna più che altro perché sapevamo magari che veniva a piovere, allora... E quindi la tenevi lì al coperto. Esatto. È una gran genialata, pensateci. Al posto che far pipì nella vendere i vostri apps. Uno l'ha fatto, ti ricordi? Sì, merda, no, ma c'è un nostro compagno che chiameremo Pietrazzolo. Di mattina, lui... ha aperto l'abside, cioè praticamente era in piedi dentro l'abside e pisciava fuori. E la mia domanda è, perché non sei uscito dalla tenda? Un passo in più. Fine del campo estivo, l'odorino finale. Che schifo, che schifo. Pietrazzolo, ti voglio bere, sai chi sei? Puoi spiegargli che non cacciamo i cinghiali? Allora, esatto, persone non scout. Prego, compagni di classe, smettetela di dire che cacciamo i cinghiali. Prendiamo la roba da mangiare e la cuciniamo. Anzi, ci abbiamo paura quando si avvicinano. Quindi... Diego De Fuego, però non abbiamo paura. Diego De Fuego, immaginate. Sai che avrò appena messo un'immagine di un cinghiale e dopo gli metto delle fiamme sopra. Sei ancora in clan o fai il capo? Sono in clan. Non sono così grande, anche lui, non diciamo l'età. Abbiamo la stessa età. Esatto. Qual è il tuo totem? Il mio è Perli, l'ornitorinco, rinco. Invece il mio è elefante tandem psichico da guerra. Danno dei nomi un po'... Sì, un po' particolari. Vi voglio bene ragazzi, ma non ve lo dirò. Quanti anni aveva BP quando morì? Che cazzo ne so. Secondo me aveva tipo 78 anni. No, secondo me prima. Prima? Secondo me sì. O li portava male perché, cioè, guardate sta faccia, cioè, ma scusate. E secondo me 67. 83 anni. 83 anni. Ci sono andato vicino, ragazzi. Sì. Bene, abbiamo finito questo video. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, è stato un esperimento e direi che le domande per oggi sono finite, abbiamo risposto a quelle classiche ma anche quelle a cui volevamo rispondere, ci sentivamo di rispondere. Se avete altre domande scrivetecele qua sotto e basta.